dici. Molto bene. Allora, partiamo con la prima domanda. Sentendo il vostro album, da ex chitarrista, come vi ho anticipato prima, lavoro acustico, bello zozzo, southern, mi è piaciuto tantissimo da subito proprio. Mi ha fatto dire, questi qui c'hanno le... Bravo te! Ci sono? Pronto? Niente. Il nostro Matteo ha tenuto sospetto il microfono fino adesso, quindi rifai le presentazioni, grazie. Eccolo la diretta, un applauso a te! Parla come da istruzione. Però perché adesso accendi il microfono? Io ho premuto il pulsante parla come da istruzione. Bene, dicevamo, benvenuti, anzi bentornati qui, sono un nastro, quindi a volte faccio tutto identico e uguale. Bentornati al Matvox Rock Show, siamo qui con i roommates che ci hanno appena spazzato via, come dicevo poc'anzi, anche se nessuno poteva sentirci, con una performance live da sberle dietro la testa. Ottimo, fantastico. Rifacciamo un rapido giro di presentazioni. Danilo. Sempre Dave, sì, Primero Marco, lo sono adesso. Ok, e abbiamo qui, come anticipato, il rappresentante della gigantesca e fantastica community di Rockland. Marco! Ok, allora riprendiamoci da questa falsa partenza in modo molto rapido. Dicevamo, sentendo il vostro album, da ex chitarrista, grossi complimenti per il lavoro chitarrista, zozzo, sa, sono tutte cose che voi avete già sentito, però a casa non, ma sono più belle adesso, sono più belle la seconda volta, posso lavorare meglio sul lavoro, no? Quindi lavoro chitarrista, chitarre basso senza batteria, è nato un primo embrione, è nato così, di conseguenza la possibilità di dire qualcosa di nuovo e qualcosa di interessante al volo con un brano, col brano di apertura del disco, poteva diventare molto interessante, soprattutto dicendo l'essenziale, spiegando quello che poteva essere l'idea iniziale. Quando poi si è aggiunta la batteria, il disco è stato scritto in un periodo abbastanza lungo, durante il quale si è aggiunto Alessio alla batteria, che ha abbondantemente trasformato i pezzi con un drumming molto potente, abbiamo comunque scelto di mantenere quello che era l'idea iniziale, quindi del bisbigliare, del cominciare a entrare lentamente nella testa dell'ascoltatore, anche con la potenza che poi va a caratterizzarsi col secondo pezzo, e dal secondo pezzo in poi, che è Blow Away, l'ultimo pezzo che abbiamo sentito oggi. Ti accontenta? Vedremo dalle prossime risposte se mi accontenterete. Comunque Blow Away, appunto, gran pezzo, infatti mi ha blown up away. L'ho lanciato. Ok, un'altra curiosità, Call Me The Breeze, il vostro video condiviso dai Liner Scanner, come comunque si pronunci. Pronounced Liner, grande, che cosa la citazione. Ok, allora, io voglio sapere qual è stato il primo commento quando avete scoperto. Tenete presente che siamo in fascia coperta, non si può bestemmiare, perché in senso positivo. E comunque non si bestemmia. E comunque mai. Non si bestemmia, dice. Mai. Ce l'ho la risposta. Ok, qual è stato il primo commento da parte dei roommates? Accidenti. È una cosa molto, molto bella. Oh, che felicità. Ordino un crodino. Codroipo. No, noi siamo in pene, non di Codroipo. Diciamo che è una cosa che vi ha allietato piacevolmente, vi ha riempito di felicità. Possiamo dire. Okay. Quindi Liner Scanner, possiamo contarli come un'influenza del vostro sound? Volete dirci qualcos'altro delle vostre... questa è una domanda di rito. Le vostre influenze principali. Ok. Le nostre influenze principali, dalla musica anni 70, quindi Led Zeppelin, i classici, Who, altra roba. Neil Young, comunque tutto il classic rock, e passando fino alla musica al grunge anni 90. Per Jam, gli Alice in Chains. Sì, esatto, Per Jam, Alice in Chains, Soundgarden. E poi fino a band più attuali come System of a Down, Tool, Alessio, Alessio. Perché in realtà le mie contaminazioni sono altre, che non sono queste, sono i Death, gli Slayer, piuttosto che roba. Arriva un commento da casa, da Hila Nikita, che dice: che bravo Brizze! Grazie, un applauso. Oh yeah. E quindi niente, diciamo che le mie influenze sono quelle più pesanti, infatti
hanno provato nel primo disco a farmi suonare anche le spazzole, ma con scarso successo, perché poi si sono dovuti arrendere alla, alla carpenteria metallica, e è così che è nato anche tutto il resto, la nostra sonorità di oggi. Io non so niente di musica. Non sai niente di musica, dubito, però andiamo avanti. Allora, no, infatti queste contaminazioni varie, mi sembra che sia nato un prodotto bello convinto. Sì, diciamo che ognuno ha ognuno di noi ha diverse influenze e abbiamo tirato fuori questo sound che è nostro, come è, facciamo rock semplicemente, non vogliamo darci troppe etichette. Ok, sicuramente una proposta rock molto personale, assolutamente. Dopodiché, una domanda sulla community che oggi è qui anche con noi. Rockland, come è nata la collaborazione? No, la domanda è per voi. Per le domande per Rockland arriveranno successivamente. Come è nata la collaborazione tra voi e questa realtà? Attenzione, c'è un Marco molto carico. All'angolo rosso, Marco. La collaborazione è nata in quanto loro propongono quotidianamente un sacco di musica interessante, una valanga di discussioni molto interessanti sulla musica, sui concerti e su quant'altro che riguardi l'affetto nei confronti della musica stessa. Poi abbiamo scoperto dell'esistenza di Pamela e questo ha pesantemente contribuito al nostro interesse nei confronti del gruppo. Non capisco. Sei un pessimo bugiardo. Non capisco cosa ci sia da ridere. Cioè non è che sono qua per Marco, sono qua per Pamela, non è che stiamo andati a menare. E scherzo a parte, è un modo dove proporre i grandi classici, quindi conoscere nuova musica tra i grandi e dove conoscere nuova musica anche tra emergenti e underground musicale italiano e non. E quindi abbiamo detto, ma perché non possiamo partecipare anche noi a questa community? È funzionato poi da lì con l'affetto che abbiamo nei confronti dei Lumpstone, altra band di qua vicino. Abbiamo partecipato poi al loro primo grandissimo evento, di cui poi vi parla ovviamente Marco, e da lì poi il discorso si è intensificato in maniera molto interessante, quindi gli lascio la parola. Così a freddo? Sì. Pronti via, va bene. Cosa devo dire? Niente, abbiamo organizzato il festival l'anno scorso, abbiamo tirato su 6 band rigorosamente fuori dal mainstream, 6 band che erano già dentro nel nostro gruppo, su Rockland. Lo scopo era quello di dare l'opportunità a delle band, diciamo, poco conosciute di underground, sì, che non vuol dire di qualità inferiore, anzi, spesso le band che vengono seguite, che sono molto famose, offrono pezzi e album discutibili, e quindi abbiamo dato la possibilità delle band underground di esibirsi, e è stato un bel successo perché hanno partecipato quasi 300 persone, per cui è stato il primo di tanti eventi che speriamo di organizzare. Tutto qui. Ok, basta. Tocca a te, mi sa, stavolta. Ok, rieccoci. Allora, adesso mi piacerebbe chiedere qualcosa ai roommates su tutto l'universo di cui hanno l'universo di comunicazione di cui hanno circondato la loro band. Nella fattispecie Room 120, Room 120, Room 120, ok, Room 120, esatto. È un progetto estremamente eye-catching, si tratta di video di 2 minuti che aiutano l'ascoltatore di oggi, come che è l'attention span di un girino, di una rana, purtroppo. Spermatozoo, direi. Grazie, Matt, adesso puoi andare là in fondo. Grazie mille. Riprendiamo l'intervista. Atti di bullismo in diretta. Ho dovuto pure girare il cappellino per non fare pubblicità a voi. Ecco. Allora, un pubblico abituato a contenuti sempre più brevi. Da pubblicitario, quale io sono, purtroppo, lo confesso in diretta. A chi è venuta questa idea? Da cosa nasce questa esigenza? Sta funzionando? Chi risponde? Vedo sguardo imbarazzato. Marco. No, l'idea quindi, come tu hai già detto, era di andare incontro a quello che è l'attention span del pubblico attuale YouTube. A YouTube è di circa 2 minuti, l'attention span, quindi la soglia dell'attenzione è di circa 2 minuti. Poi su altri social è molto più breve, su Instagram arriva a 15 secondi, ma suonare dei brani da 15 secondi era assolutamente improbabile, improponibile. La mia è più breve nella vita. Farò finta di non aver sentito. E quindi abbiamo pensato di realizzare dei brani musicali di solo 2 minuti. Abbiamo realizzato prima una parte iniziale di 5 brani, poi una prima stagione quasi un anno fa, e poi abbiamo finito di pubblicare adesso la seconda stagione di altri 11 brani.
Nell'ultima stagione abbiamo chiesto le collaborazioni a vari artisti e artigiani italiani, tra cui Formula B, tra cui Jaden Frere, tra cui Lorenzi, tra cui Lamina, quindi fornitori di strumenti, Nabla, Nabla Custom ed Offix. Abbiamo chiesto loro amplificatori, pedali per chitarra, pedali per basso, abbiamo chiesto loro chitarre, bassi da mostrare. E quindi insieme ai video di 120 secondi in cui suoniamo dei brani, abbiamo dei video in cui dimostriamo come utilizziamo gli strumenti all'interno dei brani, quindi non sono delle dimostrazioni esterne in cui si guarda tutta la tavolozza dei colori che possono essere espressi da un determinato strumento. Noi facciamo vedere cosa serve a noi, quello ci serve, quello lo utilizziamo. Vuoi quel suono? Lo fai così. E quindi una collaborazione che ci ha portato altre visualizzazioni, diciamo che attualmente sta funzionando, sicuramente con dei numeri da band, non siamo degli influencer da 1 milione di visualizzazioni e probabilmente non lo saremo mai perché la musica rimane su regimi molto più ristretti e ridotti, però funziona su Instagram, funzionano le storie su Instagram in merito, funziona YouTube, funziona la promozione su Facebook, TikTok, non ci pensiamo neanche. A te. Grazie mille, TikTok è il male, ricordiamolo, ci sta ascoltando. E ok, la domanda successiva è inerente all'argomento sempre comunicazione che abbiamo appena trattato. Il blog. Avete un blog? C'è l'esigenza di scrivere qui. Oltre che musica, sì. Parole. Sì. Come, perché? Come mai? Spiega. Tu? Sempre allora, tu Marco? Sì. Spiego io perché sono prolisso nella vita, di conseguenza devo parlare, devo scrivere molto, ho una terribile abitudine a scrivere un sacco. Il blog è il modo che si ha per veicolare dei contenuti non solo attraverso i social, quindi roba che rimane dei proprietari del social, ma diventa di proprietà di quella che è la band, quindi è in grado di veicolare della promozione, della pubblicità, tutto su un suo spazio, non sullo spazio di zio Mark e non sullo spazio di Paige Brin. Quindi il nostro scopo era tenere del nostro traffico scrivendo dei contenuti di alta qualità. Perché di alta qualità? Perché di... ce n'è tantissima in rete. Avete visto? La censura no, è bellissima, parola che, con la M che c'è un sacco di in giro e contenuti con un po' di significato, con un po' di valore, sono estremamente pochi, quindi una parte degli articoli, quelli che riguardano prettamente la musica, sono nostri, abbiamo in più molti collaboratori di ogni settore che potete andare a leggere sul nostro blog che è roommatesband.com e abbiamo una collaboratrice che si chiama Damiana Biga, che è una ragazza che scriveva su Vogue, abbiamo un architetto di Ferrara che scrive su grafiche e copertine, quindi abbiamo molti altri collaboratori che devono ancora uscire, quindi non li rivelo, uno un appassionato di musica di Bologna che scrive di nuovo di cose un po' particolari, quindi tecniche musicali, 432 Hz, 440 per le accorature, le motivazioni, le bufale, qual è la scienza, qual è la stregoneria. Quindi sono tanti argomenti di cui discutiamo e attualmente anche quello sta funzionando, stiamo vedendo dei numeri che stanno crescendo. Ti piace? Ti è piaciuta? Non sono conciso, mi schiaccio. Ciao Marco, ci conosciamo da un po' e tra l'altro di persona ci siamo conosciuti sempre grazie al Rockland Festival, dove abbiamo condiviso anche il palco. E io ho una domanda sulla vostra band. Roommates. Non vi chiederò la storia del nome, ma quello che volevo capire è se la pagina Coinquilino di merda fosse collegata alla scelta della band. Perché io avevo paura di questo momento e questo momento è arrivato. Il mio intervento è terminato. Se vuoi dare una risposta, sì, la risposta no, ovviamente. Vabbè, come già più volte si è scambiato su questo argomento, Roommates perché loro due, i due chitarristi, vivevano in casa insieme a Genova negli anni dell'università e io ero in università lì a fianco, quindi praticamente ero sempre con loro, quindi da lì il nome, l'idea del suonare insieme come coinquilini, come gente che vive insieme. Alessio non ha mai vissuto con noi, ma visto che in questi anni praticamente è stata una convivenza e una vita insieme forzata, perché la vita in band è spesso questo, è il sentirsi e vedersi quasi tutti i giorni, anche troppo alle volte. Il legame col coinquilino diciamo che nelle nostre vite da studenti universitari abbiamo interpretato quello che poteva essere il significato di quella pagina.
Bene, a questo proposito ho una domanda a questo punto da fare ai due ex, o state ancora insieme? No, no, basta. Okay. Okay. Moglie, sono sposato. Chi di voi due vuole raccontare un aneddoto imbarazzante dell'altro? Vai. Guardate come si passano la palla. No, ragazzi, no, sono troppi. Non ce la possiamo fare. Uno, dai, sono ragazzi. Uno divertente, non potete tirarvi indietro. Possibilmente offensivo. Non so, una donna che avete condiviso, ad esempio, non so. Io il microfono lo passo a te, che mi sembri particolarmente imbarazzato. Ti giuro, io non volevo. Se non volevo dire niente, semplicemente perché non me le ricordo, sono troppe, sono davvero troppe. Come ti sei sputtanato la memoria? Probabilmente in troppi modi. Ah, ok. Forse. Però, va bene. Però la causa probabilmente è sempre stato lui. Bene. All'università l'ho chiamato Mr. Sangria perché facevo delle sangria favolose! TV verità, signore. E quindi niente, semplicemente ci sono state mille serate in cui si beveva sangria e ci divertiva moltissimo. Non riesce neanche a dirlo. No, perché Marco mi fa brutti gesti, cioè. Ma serate particolari. Beh, da dove sono nati i roommates? Sì, serate ignoranti comunque. E mercoledì sera universitari. Dai, non vorrete mica farci credere che studiavate soltanto. Assolutamente, ci ho messo 20 anni per prendere la triennale. Era proprio l'ultima cosa. Infatti. Quindi. Va bene, ripassiamo la parola all'unica persona seria di questo gruppo. E passa il microfono a me, cioè ripassiamo la parola all'unica persona seria e fa l'errore di ripassarlo. Ok, allora, tiriamo le somme di questa bellissima chiacchierata. Marco fa un gesto di sollievo, neanche troppo nascosto, chiedendovi i vostri contatti e soprattutto le prossime date. Rumi? Dai. Allora, prossime date abbiamo dopodomani, quindi il giorno sabato. Sabato numero 18. 18 di gennaio siamo alle officine ferroviarie a Torino con la macchina con West Pipes e Italian Strap. Me li devo dire perché ho una memoria pessima. Poi la settimana prossima siamo venerdì, che è il 24, siamo a dalle parti qui di Milano. Poi per me Milano è tutto uguale, cioè tutto quello che riguarda da Torino a Venezia, per me è Milano. Cioè, non si ricordano le date, stanno guardando il calendario. Pit stop dalle parti di Monza, sì. Vedano all'Ambro. Salutiamo Nicky del pit stop. Poi cosa abbiamo? Poi siamo fermi per 3 settimane. E poi il 18 di febbraio, giusto? Sì. Perché dopo gennaio è già febbraio. Siamo alla centrale rock pub di Erba con Mondo Generator. Quindi con... Noi siamo abbastanza innamorati, eravamo innamorati di Queens of the Stone Age, io del loro bassista sono innamorato perso, e aprire per lui è un'emozione non trascurabile. Poi mi avete chiesto i contatti, ci trovate alla pagina Roommates Rock su Facebook, come Roommates Rock su Instagram, roommatesband.com su in rete, quindi sito standard, poi su Spotify. Seguiteci su Spotify perché ci piace un sacco e idem su YouTube come Roommates. Vedete il simbolo, è nero con la R, molto molto carina e affascinante. Direi che è tutto? A posto. Ok, allora prima di chiudere... Scusa un secondo Teo, è arrivato un altro commento da Ila Nikita che dice: Alessio mi dispiace, ti capisco. Alessio ci dispiace, ti capiamo. Ok, sono anche mezzo cieco. Marco di Rockland chiede la parola a lei. Volevo anche dire alle persone che ci stanno ascoltando di acquistare il CD di questi ragazzi, perché siamo tutti bravi a comprare il CD di Metallica. Un applauso a Marco. Questa gente che fa centinaia di chilometri per venire a suonare nei locali, e cerchiamo di acquistare i CD che costano poco, la musica è di qualità, e cerchiamo di supportare queste band. Il nostro scopo è quello di aiutare le band poco conosciute, perché a comprare il CD di Metallica sono tutti bravi. Lo trovate su Amazon, potete scrivere alla loro pagina, mi raccomando, acquistate il CD. Grazie. Grazie Marco. Grazie Marco. Ok, è venuto il momento allora di lanciare i due pezzi che ci avete comandato, ordinato di mettere, non è vero? I due pezzi che ci hanno
passato ai Roommates, in successione Pardon Me di Incubus e Simple Man dei Diamond Scanner.